Bene, buonasera, di nuovo collegati con il Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. Come vedete in sovrimpressione, siamo alla seconda partita di questo concentramento di finale di centro-sud del campionato di Serie B, che si concluderà domani. Prima partita si è già disputata, l'SPV di Viareggio ha battuto il Castiglione per 4-2. Ora stiamo per vedere la partita fra il Forte dei Marmi, sulla sinistra dei vostri teleschermi in completo scuro, diciamo così, e il Molfetta invece con maglia a strisce bianco-rosse, calzettoni blu e calzettoni bianchi e calzoncini blu. E gli arbitri della partita, così lo diciamo subito, sono i signori Marcolini e Vischi di Vicenza. Per le formazioni le vedremo tra poco in sovrimpressione, grazie all'aiuto di Simone Polacci in regia e alle riprese di Giuseppe, eccolo qua, Nardini. Ok Molfetta, ve li leggo, li leggiamo insieme. Numero 20 Valerio Chieco, numero 79 Angelo De Palma, numero 3 Luigi Boccassini, numero 10 Fabio Camporeale, numero 2 Luigi Daniele De Bari, numero 4 Antonio Cirilli, numero 68 il secondo portiere Walter D'Avanzo, numero 8 Maurizio Sinisi, numero 19 Francesco Altomare, numero 13 Damiano Brio, allenatore lo stesso Angelo De Palma, allenatore giocatore. Per quanto riguarda il portiere, dicevo, il secondo portiere è Altomare, il primo, l'altro portiere Chieco. Passiamo adesso alla formazione di casa, ovvero sia il Forte dei Marmi, eccolo qua, Versilia Hockey Forte, numero 74 Luca Bazzichi, l'altro portiere Raffaello Ciupi, numero 7 Diego Cherekes, numero 22 Lorenzo Giovannelli, numero 17 Piercarlo Cacciaguerra, numero 78 Tommaso Giovannelli, numero 18 Mattia Bicicchi, numero 25 Jacopo Neri Bresciani, numero 15 Federico Giorgi, numero 3 Gabriel Ambrosio, allenatore Roger Molina. Accanto a me, fino a una volta tanto, c'è un commento tecnico degno di questo nome, perché quando lo faccio io con Fabrizio Ercolini, io non sono un tecnico, perché io l'unico hockey che ho praticato da giocatore, un pochino anche da allenatore, è l'hockey su prato, mentre invece accanto a me c'è una persona che è perfettamente autorizzata a fare il commento tecnico, cioè si parla del direttore sportivo del Forte dei Marmi, Mirko De Gerone, che a me fa molto molto piacere avere qui accanto, anche perché sicuramente dirà delle cose molto interessanti, anche perché poi ne parleremo in questo Molfetta di cose interessanti c'è da dirlo. Abbiamo detto, dicevo nella prima partita, che queste finali qui sono prevalentemente formate di ragazzi molto giovani, molti dei quali vedremo impegnati nelle finali dei campionati giovanili in varie categorie. Ecco, nel Molfetta invece c'è gente che di hockey ne ha masticato tanto. Comunque, intanto grazie Mirko. Grazie a te Giulio e buonasera a tutti. E dicevo, ecco, che è una partita in cui nel Molfetta ci sono persone che, insomma, per chi ha qualche anno in più di quelli dei ragazzi del Forte dei Marmi, insomma, sanno di chi si parla: Cirilli, lo stesso De Palma, che è stato anche nazionale negli anni 90, e tanti altri. Sono persone che, insomma, hanno dato un grosso contributo all'hockey, non solo al sud ma anche all'hockey nazionale. Che partita ci dobbiamo aspettare? Perché appunto da una parte tanta gioventù, tra l'altro anche vari giocatori che hanno giocato in Serie A2 nel Forte dei Marmi, certo, e dall'altra invece tanta esperienza. Ma io penso che il Molfetta imposterà una partita tentando di abbassare i ritmi di questi ragazzi del Forte dei Marmi, sapendo bene che il Forte dei Marmi giocherà un po' a specchio come la formazione di A2, quindi pressing, marcatura uomo abbastanza alta. Mentre il Molfetta dovrà, secondo me, gestire un attimino un po' di questa gioventù, no? dei ragazzi del Forte. È una squadra imbottita di giocatori ex A1 e quindi giocatori di esperienza che creeranno, penso, qualche grattacapo ai ragazzi, ma vedremo una buona partita sicuramente. Allora, intanto diamo un'occhiata ai quintetti. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi, fra i pali c'è, se non vado errato, il numero 44, sì, Ciupi. Poi gli altri giocatori di movimento, sono il numero 78, sì, Gabriel Ambrosio con numero 33, poi il 78, numero 7 Cherekes, Tommaso Giovannelli, perché sono due, ne manca uno, mi pare sia il 17, vediamo un po'. Sì. Sì, e Cacciaguerra, quindi tutti i giocatori i cui nomi sono già sentiti in Serie A2. Per quanto riguarda il Molfetta,
eccolo qua in possesso di palla, cioè abbiamo il numero 68, vediamo di ricostruirlo, anche se ho visto già prima il numero 3 Boccassini, poi il 68 D'Avanzo, Sinisi con il numero 8 e poi manca, dovrebbe essere il numero 10, sì, il numero 10 Camporeale. Ecco, dicevi giustamente, anche perché come, sì, come dicevamo prima di iniziare, no? Quando si parla di telecronache e non di radiocronache, chi è alla, alla visione vede già tutto, sa, certo, già quanto manca, quindi magari ecco ci si può anche sbizzarrire un po' in qualche commento, no? Certo. Cioè questo Forte dei Marmi in realtà no, non ha grosse ambizioni in, diciamo di promozione, perché una squadra a Forte Ramini a 2 ce l'ha già, certo, certo, che è già matematicamente salva e ha già terminato, sì, le partite, però come abbiamo visto prima anche il Castiglione è nella stessa situazione, ma l'impegno c'è stato, no? Sì, penso che Forte dei Marmi se la giocherà fino in fondo, poi dopo farà magari qualche calcolo avendo già una formazione in A2, mentre non so che aspettative e che ambizioni ha questo Molfetta, ma mi sembra che sia venuto qua a, a giocarsela in pieno, insomma, ecco, come vediamo dalle prime battute la B gioca praticamente a specchio, in questo momento sono tutti giocatori che militano anche nella nostra A2 e quindi è come avevamo previsto, insomma, ecco, un pressing in alto, un cercare di recuperare palle prima che si riorganizzi la difesa avversaria. Mentre Molfetta cercherà di sfruttare qualche ingenuità giovanile e qualche contropiede sicuramente. Ma fra l'altro proprio parlando di A2, visto che appunto ormai il campionato di A2 è finito, cioè il Forte Roma ha dato l'impressione in, in varie circostanze di poter ambire a una posizione ma migliore di quella che poi ha ottenuto, no? Sì. Perché ha fatto delle, delle ottime partite, fra l'altro con le squadre anche molto quotate, certo. E però ecco, forse anche proprio per la gioventù questi, questi alti e bassi sono spiegabili in questo modo. Paro chiaramente la squadra di A2 per chi... Sì, sì, assolutamente, queste, queste discontinuità di risultati e di prestazioni è sicuramente data da, da, dall'inesperienza in questo caso, però i ragazzi hanno fatto delle partite veramente molto buone e soprattutto grazie a Roger Molina hanno avuto dei notevoli miglioramenti sotto il profilo tecnico personale, ma soprattutto un po' anche su una disciplina tattica. Allora vediamo, intanto siamo ovviamente sul 0-0, c'è una bella azione in avanti del Forte dei Marmi che va in rete, molto bello questo spunto, sì, del Cacciaguerra, Cacciaguerra, sì. È veramente molto bello, allora, dovremmo rivederlo, eccolo qua, azione personale, praticamente prende palla sulla metà pista e poi mette la pallina, sì, da una, sì, parte e il portiere dall'altra. Pier ce l'ha questo, questo sulle sue corde di recuperare palla, perché anche lungo ha delle leve lunghe e poi con un gancio sotto porta ha messo a sedere il portiere e l'ha messa bene, ecco, vedi che recupera ancora palla lui. Eh sì, ancora avanti il Forte dei Marmi, cerca di ritornargli la sfera il numero 33 Gabriele Ambrosio, che non è parente del Federico Ambrosio di Serie A1, però ha un fratello che gioca anche lui in, in Serie A2. Certo. Ancora Forte dei Marmi in avanti, stavolta uno dei fratelli Giovannelli, numero, sì, 78 Tommaso, poi si libera Ambrosio della marcatura di Sinisi e il Forte dei Marmi gestisce la, il proprio vantaggio, prova a ripartire ancora Cacciaguerra che su quel lato, sì, lì mi pare che stia facendo veramente, sì, molto, sì, bene, e mi pare che per il momento almeno i, i giocatori di Molfetta non siano in grado di ostacolare. Ora no, entra, no, i nostri entra ragazzi, sì, appunto, stanno tenendo un ritmo alto e quindi in questo momento stanno mettendo un po' in difficoltà su una difesa in pressing il Molfetta, ma anche perché nell'hockey di oggi ecco, una squadra come, come il Molfetta 30 anni fa avrebbe sicuramente fatto molto di più di quanto non possa fare adesso, no? Io, certo, mi ricordo quando ho cominciato a vedere l'hockey c'erano giocatori, insomma, diciamo un pochino sovrappeso, ma che comunque faceva la differenza. Io mi ricordo, certo, Moncalieri nel Modena, che, sì, non era propriamente magrissimo, ma che comunque vinceva anche delle partite da solo. Nell'occhio di oggi effettivamente il discorso, eccolo, il 2-0, molto bella,
Sì, Ambrosio servito bene da Bicicchi sotto porta, l'ha messa bene e di prima ha battuto il portiere bene. Ecco, dicevo proprio che nell'occhio di oggi, no, così come non bastano 4-5 giocatori di movimenti esperti per puntare allo scudetto in Serie 1, ma anche l'esperienza, se non è supportata da una preparazione fisica notevole, non basta più come bastava una volta. No, assolutamente, adesso la parte fisica è diventata molto molto importante, sia strutturale che proprio anche di, diciamo così, di corsa, di chiamiamola di resistenza, no? Per capirci, sono diventate armi fondamentali. Poi naturalmente rimane sempre l'aspetto tecnico e tutto quello che serviva negli anni passati, però l'aspetto fisico è diventato veramente fondamentale, ma un po' in tutti gli sport, come vediamo anche nel calcio e in altri sport. Adesso ci sono degli atleti veramente molto dotati. Allora, il Molfetta che ha iniziato in maniera abbastanza traumatica questo primo tempo, con, come avevi perfettamente anticipato, il Forte dei Marmi, avevi detto, no, punterà sul gioco in pressing, così è successo e così sta pagando questo tipo di gioco del Forte dei Marmi, sì. Che, come insomma, a un certo punto, se si mette insieme, al di là dei nomi dei giocatori, a uno, a due e B, mi pare che l'impronta sia quella per tutte, no? Squadre, sì, 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 sì. Propositive, assolutamente, sì, sì. No, anche la 2, appunto, come dicevamo all'inizio, grazie a Roger, cerca di avere, no, un po' un gioco molto molto simile alla prima squadra, ed è giusto così, anche perché ci sia un passaggio di testimone eventuale tra i giocatori che abbia un senso, no? Dovrebbe essere una cosa normale, non sempre ci si riesce, ma noi quest'anno penso che ci siamo riusciti per gran parte, insomma, ecco. Allora, vediamo, intanto sono passati, come vedete, 5 minuti e mezzo dall'inizio del primo tempo. Il Forte dei Marmi manovra sempre con Cacciaguerra, che in quel lato lì, ora Cirilli prova a ridurne il raggio d'azione, ma lui si è parlato molto bene anche in chiave di Serie A2. È stata forse una del, senza ovviamente volendo togliere meriti alti, però è stata una delle novità di quest'anno, forse, Cacciaguerra, perché per esempio di Ambrosio già si era segnalato lo scorso anno. Quest'anno, a quello che almeno mi pare di ricordare, ha fatto veramente un'ottima stagione. Sì, 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 no. Pierre è tra l'altro è un anno più giovane diciamo così di tanti dei ragazzi che escono, che sono usciti dall'Under 19 l'anno passato, ed è un ragazzo che quest'anno ha fatto veramente bene. Ma tutti, diciamo, i nostri giovani qui, da Giovanelli a Bicicchi, allo stesso Ambrosio, a Carecchis, a Ciupi in porta, hanno fatto veramente una stagione importante. Coadiuvati tra l'altro da German Ballesteros, da Roberto Maggi, che ha fatto perfettamente da chioccia, da Leonardo Bertozzi in porta, e l'altro portiere della 2, che hanno contribuito anche loro alla crescita di questo gruppo. Fra l'altro Roberto Maggi lo ricordiamo perché proprio in occasione dell'ultima partita che ha disputato, quella a Viareggio contro la Pumas, ha dato l'addio all'hockey, insomma, anche lui una bandiera dell'hockey di Forte dei Marmi, con vari campionati anche nella massima serie, e giustamente negli ultimi anni è stato proprio una figura molto importante nella Serie A2 per far crescere gli altri ragazzi. Certo. Intanto, ecco la velocità con cui il Forte dei Marmi, cioè, si vede anche bene, no? Cioè, sì. la differenza con cui il Forte dei Marmi arriva al tiro e invece quanto, certo, ci mette il Molfetta, sembra proprio una marcia diversa. Sì, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Hai fatto bene a ricordare Giulio Roberto Maggi, perché comunque Roberto qui è veramente una bandiera, assolutamente. Nonostante non sia un vecchio, diciamo così, come età, ma è un giocatore sicuramente di grande esperienza, che ha dato tanto a questa società, ed hai fatto bene a ricordarlo, perché era giusto menzionarlo per quello che ha fatto per questi colori, assolutamente.
Tanto c'è un cambio nel Forte Remar, mentre Careques al posto di Bicicchi. E intanto ancora proprio Careques in possesso di palla. No, è Ambrosio. Non mi, sì che è un cognome che ripeto spesso in Serie A 1, ma non mi... Sì. Ma che poi, fra l'altro, la cosa curiosa è che Federico ha anche come secondo nome Gabriel, se non sì, mi sbaglio, sì. No? Come lui. Oltretutto, è anche Gabriel, questo ci assomiglia un po', comunque se lo vedi da vicino ci assomiglia un po', quindi ci sono molte similitudini, anche se non sono neanche parenti. Sì, speriamo che, insomma, gli auguriamo di poter fare una carriera simile. Assolutamente. Intanto ancora manovra il Forte Remami, che mi sembra, insomma, considerato che è in vantaggio per 2-0, che stia gestendo molto bene la pallina e la partita. Sì, al momento non sta correndo nessun pericolo, anzi sta gestendo tranquillamente il risultato. Il gol non è buono. Era scaduto proprio. Sì, erano scaduti proprio al limite di 45 secondi, quindi non è stato dato buono. Ha chiamato il time out e il Molfetta per rifiatare sicuramente. Tra l'altro, se non vado errato, il Molfetta è chiaramente una piazza storica dell'hockey italiano, ma se non sbaglio, questa società è partita quest'anno. Ripartita, se non mi sbaglio, dalla Serie B, o quantomeno io mi ricordo di aver letto sui social di Angelo De Palma, che insomma è una figura storica dell'hockey italiano, diceva appunto, lo ricordo in nazionale tanti anni fa, quindi è un giocatore originario del Giovinazzo che ha fatto una grande carriera, certo. che comunque continua a dare il suo contributo, e diciamo, se non ho equivocato io, è partito quasi come una scommessa, cioè di riprovare a far partire Molfetta, proprio facendo leva sull'esperienza di questi giocatori che in ambito locale hanno certamente un grande richiamo, perché giocatori come Cirilli, come De Palma, come Sinisi sono persone che hanno dato tanto all'hockey, e quindi forse non dico che questa finale li ha sorpresi, ma comunque hanno bruciato le tappe, diciamo così. No, certamente. Poi è giusto dare onore a questi atleti che cercano con mille difficoltà e tra mille peripezie di tenere vivo l'hockey al sud, perché sappiamo che Molfetta, Giovinazzo, Matera, lo stesso Salerno, per rimanere a galla, per tenere vivo l'hockey al sud, fanno mille sacrifici e danno sempre mille difficoltà, quindi onore a loro ed è giusto fare un plauso a queste società e in particolare in questo momento al Molfetta, che è qui presente. Tanto sì, Forte Remarmi sta gestendo veramente bene la partita e in effetti, guardandole noi in sovrapposizione, ce le vedo dei movimenti, delle azioni. Intanto ecco un'altra conclusione, questa volta è stato molto bravo il portiere ospite, che è il numero 20, Chieco. Cioè in sovrapposizione ce le vedo tanti movimenti del Forte. Si è schierato a zona, in questo momento è passata la marcatura a zona per cercare di imbrigliare un po' i ragazzi e naturalmente oltretutto per abbassare i ritmi, perché probabilmente la marcatura a uomo precedente li ha un po' messi sulle gambe. Eh sì, infatti poi ora come ora, intanto una pallina schiacciata che colpisce un braccio Cirilli. Sì. E infatti la marcatura, l'arbitro fa intervenire, sì, giustamente ferma il gioco per vedere se Cirilli ha bisogno di intervento dei sanitari. Dicevo che la marcatura a zona è infatti quella che proprio viene attuata, per esempio anche il Salerno varie volte l'ha attuata proprio appunto per cercare di sia tenere basso il ritmo con squadre che ce l'hanno invece veloce, diciamo, che lo praticano velocemente, sia anche per cercare di imbrigliare. Mi ricordo per esempio con il Viareggio ci sono riusciti fino a un certo punto, però in effetti lo stesso Prato, anche il Prato di Bernardini, spesso e volentieri gioca a zona proprio per cercare di mettere in difficoltà, e in alcuni casi come con il Forte Remarmi, poi c'è riuscito con il Camaiore, dicevo, c'è riuscito. Sì, specie le nuove generazioni, le squadre attuali sono
come giusto che sia, meno preparate contro la zona, perché si incontra molto raramente questo tipo di difesa negli ultimi anni nell'hockey, no? E quindi vedi che comunque sono anche il forte di Marmi ha dei movimenti molto più compassati, cerca il tiro da fuori e soluzioni un po' così, diciamo, non studiate al momento. Adesso Roger ha chiamato giustamente un time out per sistemare questa situazione qua, sicuramente per dare un po' di movimenti ai ragazzi e un po' d'ordine sulla zona, perché li ha visti rallentare di molto il gioco e avere un po' le idee un po' più confuse. Già che approfittiamo del time out, approfittiamo, certo, che siamo a Forte dei Marmi e commentando una partita del Forte dei Marmi, per fare anche un rapido, no, punto della situazione. In Serie 1 Forte dei Marmi finale scudetto, che comincerà proprio fra una settimana a Trissino contro i campioni d'Italia in carica. Sì. Serie 2 ottenuta la salvezza, Serie B le finali per la promozione e la squadra femminile per la prima volta che parteciperà ai playoff a metà giugno, che si giocheranno a Matera. Credo che sia veramente stata una grande annata, e quello a cui tiene molto il presidente Piero Tosi, cioè il trofeo, quello che premia il movimento globale di una società, credo che potrebbe essere la sua portata anche quest'anno del, sì, Forte dei Marmi. Speriamo di sì. Buona cosa, se non sbaglio. Sì, sì, speriamo di sì. Tra l'altro la formazione Under 17 e Under 19, certo, sarà nel finale del campionato italiano, quindi aggiungiamo anche queste due squadre. E sì, direi che la stagione del Forte è sicuramente positiva. Poi non sta a me a dirlo, che sono uno dei diretti interessati. Lo dico io, ti ringrazio, ma effettivamente sono i dati, no? I risultati che lo dicono, e quindi siamo contenti, speriamo di essere contentissimi alla fine. Però per il momento siamo contenti, dai. Insomma, comunque sì, appunto, sono cinque finali, no? Le due, sì, giovanili, la Serie A1, questa di Serie B e quella femminile. Certo, certo, insomma, certo. Credo proprio che sarà difficile che il Bonacossa vada a un'altra squadra. Comunque, anche il Trissino è messo bene, però per esempio non ha femminile, no, alla finale, una squadra nella finale di Serie B, non so se è la stessa o un'altra squadra di Trissino, però no, sempre loro. Comunque, Forte dei Marmi ancora, come dicevi giustamente, e ora prova il Molfetta con l'uomo, sì, bravo, lasciato. Sì, vedi la marcatura a zona per il Molfetta ha già portato dei frutti, no? Attendere l'errore o lo sbilanciamento dei ragazzi del Forte dei Marmi e con d'avanzo sono andati in contropiede e hanno rischiato di andare in rete. È stato bravo Ciupi l'intervento sull'uno contro il portiere a evitare il primo gol del Molfetta. Ecco un'altra, vedi? È così, è normale. Però... che sia così. La marcatura zona sta dando frutti al Molfetta e sta portando un po' di disordine ai ragazzi. Eh sì, anche perché in questo caso per esempio c'è stato un errore, ma è chiaro che dover affrontare un tipo di gioco che non è quello, diciamo, preferenziale di una squadra, poi porta, certo, a qualche possibile scompenso. Certo, intanto, certo, è entrato il numero 22 del Forte dei Marmi, l'altro Giovannelli, Lorenzo, sì, invece Tommaso è col 78, sì, ha dato il cambio al fratello. E fra l'altro, insomma, questa è una squadra buono. Molto bello, sì, sì, il gol di Ambrosio. Sì, sì, difatti. Molto, molto intelligente anche il movimento di Careques, che ha scaricato palla, ha tagliato profondo e ha creato, diciamo così, una zona al centro dove si è inserito Ambrosio ed è stato bravo Cacciaguerra a servirlo e sono andati al gol. Intanto è entrato De Bari, riconoscibile dal casco, con la visiera. Stavo dicendo che poi comunque è una formazione, quella del Forte dei Marmi, in cui tutti giocano, ecco, non è che c'è un quintetto preferenziale, perché ha già alternato un gran numero di giocatori. Sì, Molina. Sì, sì, specie con la B, ma anche con la 2 stessa, Roger cerca di dare spazio a tutti, ma soprattutto anche per tenere un ritmo, come dicevamo prima, abbastanza alto e asfissiante per gli avversari, quindi ben vengano queste rotazioni e Molina le gestisce molto bene. Molto bravo Cacciaguerra a recuperare palla. Ancora in avanti il Forte dei Marmi, che
questa volta poteva anche accelerare di più, ha preferito, sì, tanto sul 3-0 sta gestendo bene la partita, ha preferito, sì, anche perché poi insomma la temperatura è un po' cresciuta, c'è da giocare, certo, tre partite fra in 24 ore, perché poi l'ultima è domani alle 18 contro l'SPV, quella del Forte Rami, quindi è chiaro che le energie, anche se sono giovani e ben preparate, certo, vanno gestite. Assolutamente. E per quanto riguarda invece, ecco, intanto una conclusione, questa volta viene fischiata la palla alta, che non so mai quando è alta e quando no, perché le vedo fischiare più basse, sì, e sì, lasciare, sì, andare a più volte, alte, a volte anche no, noi siamo un po', diciamo così, spiazzati dalle decisioni arbitrali, nel senso che no, non è per fare assolutamente polemica, ma però va un po' all'interpretazione, bellissimo scambio questo, no, molto Carecca, scacciaguerra, bravo il portiere, sì, evitare la quarta rete del Forte dei Marmi. Sarebbe stato un gran gol questo, sì, qui, sì, sì, è stato al volo. Veramente un bel scambio tra i due ragazzi, assolutamente. Sì. Poi fra l'altro non ha provato la volée tipo tennis, ma l'aveva proprio appoggiata, certo, e stava proprio per saltare il portiere. Guarda, comunque ancora. Sì, ecco. Il neo subentrato Giorgi, che ha dato il cambio a, credo che siano già arrotati tutti, sì, i giocatori, sì, 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 sì. No, penso che non sia entrato Nieri per il momento, no, Nieri, sì, sì, sì. E, però per il resto Roger ha fatto ruotare tutti quanti. Quindi doppietta di Ambrosio e rete iniziale di Cacciaguerra, sì, e poi varie altre occasioni, l'abbiamo visto, insomma, un Forte dei Marmi che sta gestendo con autorevolezza la partita. Sì, 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 no. Ha subito quel contropiede lì, spiazzati un attimo dalla difesa zona del Molfetta, che tra l'altro mi sembrava dall'ultima azione molto veloce, che fosse ritornata alla marcatura a uomo, adesso vediamo un attimo, ma non riescono neanche a riorganizzarsi praticamente. Per esempio anche qui è stato molto bravo il numero 7 Kerekes, perché sì, poteva anche provare il tiro, ha cercato invece di certo, indirizzarla nell'angolo, certo, no? Sì, sì, cioè, certo, significa poi quando si parla di giocatori giovani così già avere una bella personalità, perché sì, insomma, sì, sì, non è che si cerca la cosa più facile, no, che certo, sarebbe la botta addosso sperando che certo, certo, il portiere non ci arrivi, invece è stato molto bravo, no, come nell'azione precedente Kerekes, che Cacciaguerra che l'ha messa in basso, no? Sì. Sì, sì, no, i ragazzi come dicevamo prima sono cresciuti anche sotto questo profilo qua, più di qualcuno di loro molto probabilmente il prossimo anno troverà spazio in A1, nel senso che sicuramente faranno parte della rosa, comunque ecco Giorgi in un'azione personale, anche Federico Giorgi è un giocatore che in B quest'anno ha fatto molto bene, ha una tecnica individuale buona, è un giocatore estroso e Roger l'ha messo al momento che sono calati anche un po' i ritmi per cercare anche una soluzione sull'uno contro uno. Ecco, ma in questo hockey, no, molto, molto più fisico, c'è ancora spazio per la tecnica? Perché per esempio anche nel calcio, no, si dice sempre un giocatore come Sivori ora, no, giocherebbe poco perché non toccherebbe palla, ecco, ma nell'hockey di oggi c'è ancora spazio per la tecnica? Poi quando vediamo le giocate di Pedro Gil si capisce che c'è spazio, no? Sì, sì, no, c'è una tecnica, sì, abbiamo perso una brutta palla lì con Bicicchi, per fortuna no, non sono andati in rete. Sì, c'è una tecnica diversa sicuramente, perché come esempio nel calcio sicuramente la velocità di Leo Messi, la tecnica di Leo Messi è diversa da quella che ricordavamo, no, di Maradona, no? Per fare un esempio che così capiscono tutti, no? Anche i non addetti ai lavori. E così lo stesso nell'hockey, c'è sicuramente bisogno di una tecnica sopraffina, bel contropiede del Molfetta,
assolutamente. E... andato in gol con credo sia De Bari il numero 2, servito bene da Camporeale, e qui i ragazzi si sono fatti trovare un po' scoperti, e qui è parte dell'inesperienza che parlavamo all'inizio. Sì. Ma infatti Roger se n'era accorto, perché aveva chiamato il time out poco prima, perché già nell'azione precedente la difesa aveva un po' ballato, e prima che si fermasse il gioco, infatti Molfetta ne ha approfittato accorciando. No, sì, tornando al discorso della tecnica, è una tecnica diversa. Naturalmente certe finezze che si vedevano una volta sono un po' più complicate, perché la velocità è praticamente raddoppiata, però comunque rimane il fatto che questo qui è uno sport molto tecnico, sia per un discorso di patinaggio sia per un discorso di bastone, e quindi i giocatori di un certo livello comunque hanno affinato altri giochi, diciamo così, o altri tipi di specialità. Allora, vediamo che siamo a 7 minuti e 19 secondi dal termine, il risultato è di 4-1 in favore del Forte Remarmi, il gol di De Bari è arrivato appunto al 17esimo dopo 4 reti consecutive del Forte Remarmi. Quale Forte Remarmi prova a ripartire adesso. Ambrosio ancora non riesce a passare per la guardia di Boccassini e prova a ripartire in Molfetta, niente di fatto. Buon recupero di Lorenzo Giovanelli. Ecco, sì, adesso i ritmi sono un po' più compassati. Molfetta comunque è ritornato alla marcatura uomo, anche se non si capisce bene perché siamo un po' più statici anche noi, però anche si vede, no? Quando taglia un giocatore viene seguito a uomo, quindi ci capisce da lì, no? Eccolo, buona conclusione, bella al volo di Lorenzo. Giovanelli per Giorgi. Ecco, vediamo il contropiede di Giorgi che cerca di seguire Caretta. Bel recupero di D'Avanzo questa volta in difesa. Sì. C'è anche il numero 10 Camporeale in pista. D'Avanzo è qui. Sì. Boccassini, giocatore di esperienza anche lui. Anche Ciupi fra l'altro ha giocato comunque in Serie A 2 qualche volta, si è alternato con Leonardo Bertozzi e ha fatto molto bene anche lui in A2 e quindi è stato un anno anche per lui di crescita importante. E se non vado errato ha fatto anche, mi pare, qualche volta il secondo in A1 all'inizio, quando Tahiti. Sì, ci sono state un paio di partite anche con l'A1 a sostituire Mattia Tahiti. Sì, quest'anno ho fatto un'ottima esperienza ed è cresciuto. Poi è un ragazzo che si impegna molto, che lavora molto, e è stato quasi costantemente aggregato agli allenamenti della 1, sia lui che Mattia Tahiti, secondo me, sotto la guida di Roger Molina e sotto la guida del mister e sotto la guida anche la vigilanza di Ricky Ignata, hanno avuto modo di fare un'esperienza importante. Eh sì, anche perché poi una volta si diceva che i portieri in loco maturavano tardi, no? Io mi ricordo anni fa, mi disse Raffaele Zemmi, che insomma è stato un grande preparatore dei portieri a Viareggio e della nazionale, disse sì, una volta maturavano tardi perché tanto una bella conclusione Alta di poco, perché non li allenavano i portieri. Certo, ora che hanno cominciato ad allenarli seriamente si vede che i portieri maturano prima, no? Basta pensare a Agnata stesso, Barozzi, Zampoli, Sgaria, tutti e tanti altri, insomma il livello medio, anche se ci sono dei portieri stranieri nella Serie 1 italiana, ma credo che siamo molto più coperti sul ruolo di portieri che non su quello di attaccanti. Assolutamente da tanti gol. Bellissimo gol, gran gol
di Ambrosio, che ha messo la palla proprio al 7, un tiro praticamente imparabile, si è liberato bene, un cambio di velocità, l'ha messa proprio dove, dove il portiere non poteva farci nulla. Terza rete personale per Ambrosio, sì. E fra l'altro insomma tutte reti di ottima fattura. Sì sì, per il momento per essere diciamo così una partita di B abbiamo visto qualcosa di buono assolutamente. Allora sembrava quasi una superiorità numerica quella, sì, sì, del sì. Forte Rimavi per come facevano girare la pallina. Sì, c'è stato un attimo di indecisione, ma è stato meglio gestire palla in quel momento lì piuttosto di fare un passaggio a vuoto o un passaggio che rischiava di innescare un contropiede. Ecco, sì, la partita sta un po', diciamo così, prendendo un ritmo sempre più compassato, ma d'altronde capiamo anche gli atleti perché la temperatura è notevole, come dicevi appunto, tu prima. C'è altre due partite sì, domani in poche ore, fra l'altro. Da gestire con questa temperatura e in questo periodo, per atleti soprattutto come il Molfetta, che sicuramente... Loro hanno anche il viaggio sulle spalle. Certo, bravo, quindi... bravo. Hanno fatto un viaggio sicuramente sul pesante, che poi si dice sempre sono abituati, sì, ma insomma però non è proprio un vantaggio. Bella questa azione, sì, del sì, Molfetta, sì, vediamo ottima. Se riesce, molto bravo Ciupi, sì, a chiudere, sì, questa, sì, volta Ciupi è stato bravo, sì, ancora una volta a evitare la seconda rete del Molfetta. Sì sì, eccolo, bene, Ambrosio ha liberato bene Lorenzo Giovanelli al tiro. Lì è stato bravo il portiere del Molfetta. Tanto ancora il Forte Remarmi si riporta in avanti, siamo agli sgoccioli del primo tempo, 2 minuti e 40 come vedete in sovrimpressione. È un primo tempo insomma che il Forte Remarmi sta gestendo veramente con grande autorità, di là sì, di, sì, assolutamente. Va anche al di là di quello che è il risultato, che peraltro è già più che tranquillizzante, però effettivamente, e fra l'altro che il Forte Remarmi giochi in maniera molto bello questo, sì sì, bel gol, un bel tiro dalla distanza di D'Avanzo, messo a mezza altezza sul secondo palo, Ciupi sì, poteva fare forse qualcosa di più, ma però il tiro è stato notevole assolutamente. Ma secondo me non si aspettava neanche, no, perché, no, difatti, perché da quella posizione lì, sì, ma D'Avanzo è un ragazzo giovane che conosciamo, è stato anche diciamo così aggregato a dei raduni con la nazionale Under 19, ha una buona tecnica e anche un tiro come abbiamo visto adesso notevole. Ma è di Giovinazzo lui originariamente, o mi sì, sbaglio? Sì, sì, sì. Mi pareva. Ecco che ha fatto anche l'ultimo cambio, ha messo anche l'ultimo giocatore, Roger, è entrato Nieri anche, col numero 25 che recupera palla adesso. A parte il portiere Bazzicchi, il secondo portiere, i giocatori del Forte Remarmi hanno ruotato tutti praticamente. Bazzicchi fra l'altro è stato prevalentemente il portiere titolare, sì, della Serie B. Sì, assolutamente sì, anche lui ha fatto un buon campionato, è un ragazzo anche lui in crescita. Come dicevi giustamente, insomma, avere come maestri Gnata e Roger Molina, che è considerato uno dei migliori preparatori dei portieri non solo d'Italia. No, assolutamente. Anche perché a quel che so il prossimo anno è stato richiesto proprio in Spagna a ricoprire quel ruolo in una formazione che, almeno a quello che si sente dire, dovrebbe essere molto ambiziosa, il Calafell, almeno sì, 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 che si sentiva dire. Sì, andrà ad affiancare Ghiel Cabestani e quindi sì, bene Giorgi ha approfittato di una dormita del Molfetta, liberato in area, l'ha messa nel primo palo,
sotto l'incrocio, quindi ecco. Adesso ci sono le proteste del Molfetta perché non so se non hanno rispettato la distanza, forse nella battuta della dalla mimica del 3 sembrerebbe, sì, appunto, che non avessero rispettato i 3 metri. Sta di fatto che il Molfetta la punizione della battuta è una discussione che va oltre. Oltre normale, perché tanto alla fine, voglio dire, allora. Anche perché poi tanto, cioè, questo sarebbe anche da fallo di squadra, infatti, sì, perché infatti, quando si butta via la pallina, sì, sì. No. un po' di polemica, vabbè, dai. Vabbè, se lo potevano anche permettere un fallo di squadra, hanno fatto uno solo, sì, assolutamente. Sì. Non so cosa ci sia ancora da valutare. Tra gli altri siamo probabilmente da aggiungere un fallo di squadra, probabilmente sì. Sì, che l'avevano già aggiunto. Sì, anche secondo me. Sì, forse l'arbitro non aveva guardato il cronometro, non l'aveva visto. Certo. Un po' polemico, sì. Il Molfetta probabilmente anche ha ragione, perché non ho seguito bene la ripartenza sulla posizione, perché ho visto anche Angelo De Palma che discuteva con l'arbitro, che di solito Angelo, insomma, non è il tipo da far polemiche inutili. Andiamo all'ultimo tiro, allo scadere del primo tempo. Bene. Va bene, quindi riepiloghiamo i marcatori nel primo tempo. Per quanto riguarda il Forte Rame, aperto Cacciaguerra, 2-0 di Ambrosio, poi ancora Ambrosio, al secondo, quarto e tredicesimo le prime tre reti, poi al sedicesimo Giorgi, alla prima rete del Molfetta al diciassettesimo con De Bari, ancora Ambrosio al 21esimo, D'Avanzo al 22esimo e Giorgi al 24esimo. Ci sentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo. Grazie. A risentirci, grazie. È il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con Frizzanza.
of the hotel is fine and guests are walking around the neighborhood. There are 6 types of rooms available on booking.com. You can book online and enjoy it. You can see more than 100 reviews of this hotel on booking.com. Its review rating is 7.7. It's the good. The check-in time of this hotel is 2 p.m. and the check-out time is 11 a.m. Già pronta. Wow, via, si riparte. Andiamo, dai! La pubblicità in un luogo come il Palaforte può rappresentare una vetrina importante per l'azienda che cerca sviluppo mirato in Versilia, un mercato ampio e di prestigio. Il Palaforte è uno dei pochi impianti sportivi di grandi dimensioni del comprensorio versiliese, con una cornice di pubblico importante come quella rossoblu. Centinaia di appassionati che ad ogni match vedranno da vicino il logo della tua azienda, che verrà poi riproposto in TV, sui giornali e sui social. Scegli di promuovere la tua azienda con l'Hockey Forte dei Marmi, la più grande vetrina sulla Versilia. Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet o inquadra il QR code per scaricarle direttamente sul tuo smartphone. Versilia Hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzo. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzo! Bene, siete di nuovo collegati con il Palazzetto dello Sport Triforte Remarmi per il secondo tempo della seconda partita del gruppo, della finale gruppo B del campionato di Serie B, finale gruppo di centro-sud se vogliamo essere più precisi. In pista ci sono di nuovo il Forte Remarmi alla destra dei vostri teleschermi, il Molfetta. Il risultato del primo tempo è di 6-2 a favore del Forte Remarmi. Accanto a me c'è Mirko De Gerone
per il commento tecnico in un primo tempo in cui la formazione rossoblu ha fatto vedere ottime cose sia a livello di gioco con una capacità di gestire la pallina decisamente buona, sia anche ovviamente a livello di realizzazioni, perché effettivamente abbiamo visto tutte belle reti, incluse anche le due del Molfetta. La domanda che mi fa sempre a me Fabrizio: che secondo tempo ci dobbiamo aspettare? Ma io penso che saremo un po' nella falsariga del primo, nel senso il forte, come vedo già partito tra l'altro abbastanza in quarta a fare la partita, e il Molfetta a cercare comunque, anche se il risultato li vede penalizzati di molto, a cercare di... Molfetta, fra i pali c'è il numero 10 Chieco, poi il numero 20 Chieco, poi in pista De Bari con il numero 2, il numero 10 che è Camporeale che abbiamo visto in avanti adesso, poi il numero 8 Sinisi e l'ultimo giocatore, il quinto giocatore di movimento, è il numero 68 D'Avanzo. Sì, per quanto riguarda De Bari anche. E De Bari, sì. Ah, cioè, ecco, quindi c'è stato il cambio di portiere allora. Sì. Non c'è più Chieco con il 20, c'è il numero 19 Altomare. Sì. Per quanto riguarda il Forte Remarmi, sempre Ciupi fra i pali, e gli altri uomini di movimento sono il numero... Vai, dilli pure sì, te. Ok, c'è Nieri e Carecche. C'è un rigore intanto, okay. Perché la pallina si era alzata, il giocatore del Giovinazzo invece di lasciarla cadere a terra l'ha rialzata ulteriormente, e quindi c'è il rigore a favore, certo, del Forte Remarmi. C'è Nieri, Careques, Giovanelli, Tommaso e Cacciaguerra, e adesso abbiamo Nieri sul dischetto del rigore. Ancora una polemica per il rigore, però penso niente di preoccupante. Sì, anche questo fa parte dell'esperienza dei giocatori, e cercare di un po' di metterla sull'influenzare. Tanto c'è il richiamo, ancora a un giocatore, un dirigente del Molfetta. L'unico che non parlava in quella zona lì era De Palma. Sì. Ho visto. Vabbè. Onestamente mi sembrava logico il rigore, perché la pallina io so che va lasciata cadere, non si può, certo, e lì praticamente è stata rialzata ulteriormente mentre stava discendendo, quindi mi sembrava che fosse legittima la decisione dell'arbitro. Sì, mi sembrava anche a me. Tiro centrale, e gancio e tunnel. Sì. La messa Nieri sotto i cosciali al portiere ad Altomare. Eh sì, e dopo la prima parata poi la pallina è scivolata da sotto il corpo praticamente. Sì. Quindi 7-2, subito iniziato il Forte Remarmi alla grande il secondo tempo. Molfetta prova adesso con il numero 68 D'Avanzo, poi si complica un po' le cose Giovannelli, che poteva uscire per linee esterne dall'area, sì, o meglio dalla metà campo, e Molfetta riconquista la palla, ma adesso è di nuovo il Forte Remarmi che si ripresenta in avanti, stavolta è bravo a chiudere lo specchio della porta Altomare. Ora vedete che il Forte Remarmi sta pressando, sì, molto avanti. Il Forte Remarmi continua nella sua, diciamo così, fase difensiva abbastanza alta. Bella parata di Ciupi, sì, sulla conclusione di De Bari. Ha servito male Carecchia, è un po' in ritardo. Sì, adesso c'è un po' di confusione, un po' di su e giù. Ma è anche normale, ormai la partita ha poco da chiedere, sì, a tutte e due le squadre, quindi si rompono un po' tutti gli schemi e anche, diciamo così, un gioco controllato. Tanto ancora prova la conclusione, sì, però stavolta bravo Altomare, sì, sul, sì, tiro, sì, assolutamente, di Giovannelli.
di Tommaso Giovannelli, sì, sì, che è ancora di nuovo in possesso di palla, poi al centro per poco non arriva la pallina a Giorgi, contropiede di D'Avanzo. Cerca di infilarsi in mezzo a due giocatori ma non c'erano spazi, proprio recupera la palla al Forte dei Marmi. Buon diagonale di Cacciaguerra e ancora una volta Alto Mare ci mette il guantone. Insomma, già abbastanza impegnato il portiere, sì, entrato, si è già scaldato bene. Sì, sì, assolutamente, non gli hanno dato il tempo di accosciarsi che l'hanno subito abbastanza impegnato, insomma, ecco. D'altronde la gioventù, no? I ragazzi del Forte dei Marmi giocano anche un po' in questo momento cercando di divertirsi e non si risparmiano del servizio. Bella palla in aria, ancora Cacciaguerra che serve Carecche e ancora un buon intervento di Alto Mare. Eccolo, vedi, queste sono le cose che poi sono i vizi, appunto, che dicevamo di gioventù, no? Il contropiede è preso, il contropiede è fatto e continuo anche quando la partita non lo richiede, però lo ripeto, è anche giusto che si divertano un po', che giochino liberi un po' da schemi o da situazioni particolari. Sì, anche perché poi chiaramente il risultato parla da solo, no? Anche se Molina vedevo che gli dava delle indicazioni, però è chiaro che insomma, è giusto, come dicevi, anche lasciare un po' di libertà. Certo. E comunque la partita, come si vede bene, la sta gestendo il Forte dei Marmi. Sì, no. Ormai, come dicevamo, il risultato è acquisito, anche se nell'hockey c'è sempre il pericolo di riaprire le partite, ma non mi sembra che il Molfetta sia in grado di poter riaprire questa partita qua. Le cose se le possono complicare da soli solo i nostri ragazzi. Sesto fallo di squadra del Forte dei Marmi, il Molfetta per ora ne ha commessi 3, si vede anche in sovrimpressione, mentre comprensibilmente Ciupi, come era successo in precedenza ai portieri dell'altra partita, va a asciugarsi il sudore. Sì, anche perché e la maschera. Se per i giocatori la temperatura è importante, per i portieri con tutta questa attrezzatura qua in questo momento è proprio quasi asfissiante, quindi hanno bisogno un po' di ogni tanto di riprendersi, di asciugare il sudore. Prova a ripartire il Molfetta, però tanto niente, è Cacciaguerra che ha la meglio su Boccassini. Poi la conclusione stava per entrare di Giovannetti. La deviata a Tomare impalata sul palo. Adesso il Molfetta nelle ultime due azioni hanno tentato soluzioni personali, ma i ragazzi del Forte dei Marmi tengono bene in difesa, soprattutto Cacciaguerra ha recuperato parecchie palline. Sì. Non si fanno sorprendere. Sì, poi in certi momenti si ha anche l'impressione che non forzino nemmeno più di tanto il Forte dei Marmi, perché sì no, ci sono state un paio di occasioni che non sono neanche ripartite. Ecco un bel servizio adesso di Tommaso Giovanelli e Cacciaguerra non ne approfitta in pieno e comunque anche per questa volta Alto Mare ci ha messo il bastone, la deviata alta, quindi il portiere subentrato del Molfetta sta facendo in pieno il suo dovere. Tanto si cerca di rimettere la pallina in pista che è rimasta. Sì, no, ma hanno recuperato dal tavolo. No, l'hanno recuperato, ok. Sono passati intanto 6 minuti circa dall'inizio
del secondo tempo, risultati di 7-2, quindi dopo il 6-2 iniziale il gol di Nieri dopo poco più di un minuto all'inizio del secondo tempo. Ancora il Fortale Marmi in possesso di pallina con il numero 7, ovvero sia Carreques. Sì, Carreques, dico Carreques. Poi va al tiro deviato e si alza la pallina. Sì, stanno cercando anche i nostri un po' di conclusioni personali. Ormai la partita un po'... E c'è Malfetta che non riesce a uscire nei 10 secondi, c'è e c'è anche il time out chiesto dal Forte dei Marmi, quindi dopo 6 minuti il primo time out del secondo tempo con Molina che chiama i suoi a raccolta, mentre invece Ciupi si va a rinfrescare ancora, sì. E poi il fatto di giocare il pomeriggio, insomma, anche quella è una ulteriore aggravante, perché sì, temperatura la sera poi a un certo punto comincia a scendere. Ma sì, dopo c'è anche una questione di abitudine, no? È un orario insolito sia per gli allenamenti anche per le partite, soprattutto per le partite, però quello che è più grave, sì, diciamo che quello che influisce di più in questo momento è la temperatura, ma anche se non siamo ancora in piena temperatura estiva, però oggi c'è una giornata abbastanza calda anche qui. C'è un cambio, sì, rientrato Bicicchi al posto di Cacciaguerra. Passaggio errato di Tommaso Giovanelli che permette di recuperare la palla al Molfetta. Sì, ormai la partita è praticamente, diciamo così, incanalata su un binario di gestione e di supremazia piena del Forte dei Marmi. E ha poco da chiedere. Mi pare che sia, sì, infatti è stato toccato, deviato il tiro, quindi la rimessa è per il Forte dei Marmi. Altro cambio, si avvicendano i fratelli Giovanelli, Tommaso per Lorenzo. Ancora Forte dei Marmi cerca di concludere Bicicchi, poi comunque la pallina Carreques l'ha servito male, ha dato la palla un po' troppo interna e quindi non ha potuto concludere bene Bicicchi. Ecco, sì, molte situazioni di diciamo così soluzioni personali da parte del Molfetta, ormai si fa sentire anche la stanchezza. Bella azione invece, come ti dicevo prima, d'avanzo è un ragazzo che ha una buona tecnica e difatti sull'uno contro uno ha saltato l'ultimo uomo e l'ha infilata tra le gambe a Ciupi, è rimasto sorpreso. Il gol come anche quello del primo tempo. Sì, assolutamente, sicuramente. Ecco, lo rivediamo adesso, si è liberato bene, centrato la porta. È il giocatore del Molfetta che ha sicuramente un qualcosa in più, oltre ad essere uno dei giovani, che quindi ha anche un po', diciamo, a livello di fisico riesce un po' più a contrastare i nostri ragazzi. C'è anche De Palma in pista. Sì.
teoricamente la partita potrebbe anche riaprirsi se il, il Molfetta riuscisse a trovare magari un'altra rete o due. Assolutamente sì. Starforte e Remarmi riuscire a gestire, ecco, vediamo adesso Ambrosio. Qui Ambrosio dopo il gancio l'ha messa alta, ma se no veramente poteva mettere la parola a fine già, anche se mancano ancora 15 minuti, però sono continui contropiedi, continui errori. La stanchezza si fa sentire sempre più anche per i giocatori del Molfetta. Ma anche perché poi insomma, nell'hockey di ora gestire la pallina più di tanto non si può fare, perché le azioni a tempo, dover uscire entro 10 secondi dall'area, certo, dalla metà pista, quindi è chiaro che la gestione si fa ma facendo gioco. Deve essere sempre una gestione propositiva e una gestione attiva, diciamo, quindi sì, gestire palla con cui i regolamenti di ora non è più come una volta che potevi portarla nella tua metà campo tranquillamente, fare aprire l'avversario e avere molte possibilità di chiuderla. Adesso è tutto molto più complicato anche sotto questo punto di vista. Fra l'altro ci sarebbe anche dei tecnici di hockey che sarebbero favorevoli. Intanto viene richiamato il capitano del Molfetta, il numero 4, Cirille, sì. Uno dei giocatori di esperienza di questa squadra. D'altronde sì, ci sono sì, delle incomprensioni con l'arbitro e i ragazzi qui di esperienza naturalmente cercano anche di dare un po' di influenza alla gara, come è normale che sia. Eccolo, sì. Bel servizio di Ambrosio per Bicicchi in area. La mette di prima nell'angolo basso e adesso si fa pesante il risultato. Sì, anche perché poi quando la squadra che è in vantaggio tiene a distanza e ogni minuto che passa, insomma, anche dal punto di vista psicologico si smontano un po' gli avversari. Assolutamente. Poi c'è dei bei recuperi come questo qui, per esempio, anche se poi l'ha ripersa la pallina, l'ha recuperato molto bene. Certo. Ancora Bicicchi, questa volta serve Ambrosio che aspetta troppo. Cerca di ricambiare l'assist di prima, ma Ambrosio è un po' indeciso in aria lì e si fa anticipare dal difensore. Ormai sì, appunto, non riescono più a controllare neanche l'azione ripetuta di dietro porta del gioco a tre alto del forte di Marmi. Il Molfetta non è più sulle marcature. Eccolo lì, difatti, se va avanti così diventerà una goleada. Adesso di nuovo Ambrosio. Siamo neanche a metà tempo e siamo 9-3. Sì. Torna anche difficile commentarla. Dopo eccolo qua, sì, anche perché è chiaro che poi dopo il divario a livello tecnico forse non sarebbe neanche tanto alto, ma qui che la differenza la fa proprio l'aspetto fisico, che Forte Le Marmi ha un'altra marcia. Assolutamente. Poi finché i giocatori del Molfetta cercano la soluzione personale, così trovano un muro e rischiano di prendere parecchi contropiedi. Adesso penso che i ragazzi del Forte stiano cercando anche un po' di continuare a provare anche soluzioni del 3 dietro, anche in vista della partita di domani. Un infortunio importante mi sa di Ambrosio. Sì, lo vedo uscire parecchio dolorante. Mi sa, così ad occhio, non ho capito se ha un ginocchio oppure un qualcosa di muscolare.
Sì, lì per lì mi sembrava ginocchio. Sì, però sì, teneva la gamba ritta, sì. E quindi sembrava proprio che si fosse bloccato a livello articolare al ginocchio. Ma sembra quasi da solo, perché l'azione era sì, si sviluppava da un'altra parte. Sì, sì. Infatti non abbiamo neanche visto, l'abbiamo visto che andava verso la panchina. Certo, ma mi sembra che sia niente di buono, è così. Speriamo di sbagliarci, che sia solo qualcosa di lieve, anche soprattutto per lui, ma anche per le partite che ci saranno nella giornata di domani. Recuperato intanto palla Caccia Guerra, ora c'è Giorgi Bicicchi, sì. E il quinto giocatore è Giovannelli Lorenzo. Sì, Lorenzo. Bicicchi dietro la porta, trova Caccia Guerra. Sempre Ambrosio, è sempre dietro il secondo portiere, sì. Seduto o disteso dietro le panchine. Sì, no, non vediamo cosa ci sia come infortunio per il ragazzo. Tanto ancora il Molfetta che gestisce la pallina. De Palma. Ancora Cirilli, niente da fare, però no, sì. Sta per finire il tempo dell'azione, riesce a tirare, però senza problemi la parata di Ciupi. Sì. E poi riparte il forte Remabic, ovviamente, insomma, vabbè che gioca in pressing, ma insomma sul 9-3 vanno anche un po' più calmi. Sì, no, assolutamente, hanno abbassato la marcatura e stanno appunto gestendo tranquillamente la gara adesso in questo momento qua. È entrato Cassini. Siamo arrivati a 10 minuti e meno di 30 secondi alla fine della partita, 9-3 come vedete il risultato, quindi partita saldamente controllata dal forte Remarmi. Sì, assolutamente. Senza nessun problema. Adesso Ciupi libera l'aria con una palla che esce dalla pista, e onde evitare qualche indecisione dei suoi compagni in aria, ha spazzato l'aria, perché li vede un po' adesso in fase di distrazione. Che poi insomma il ruolo del portiere è difficile, perché le colpe sono sempre sue, no? Certo, e poi certo. Magari invece la difesa o la squadra in generale si prende un po' di vacanza, no? In certi momenti magari anche a risultato acquisito. No, ma assolutamente, poi naturalmente giustamente sottolineo il portiere, i ragazzi si stanno divertendo magari a concludere in porta e anche a fare qualche gol, ma il portiere giustamente si tiene anche a non prendere gol inutili e mantenere l'imbattibilità il più possibile, insomma, ecco. Intanto vediamo Ambrosio di nuovo in piedi dietro la panchina vicino al secondo portiere, sì. Bazzicchi, speriamo quindi che abbia recuperato. Sì, penso che non sia niente di assolutamente di preoccupante, e c'è da vedere se riuscirà a recuperare più che altro per domani, ma... Ecco, Giorgi tenta qualche soluzione personale. Tecnicamente questo ragazzo qua è anche interessante, è un po' da sistemare a livello tattico, ma è normale, fa parte dell'esperienza, lui ha giocato il campionato di B e quindi è normale che sia. Sì, adesso i ritmi sono veramente compassati, sono anche i nostri giocatori, al di là di qualche guizzo personale, no, non c'è niente di... Prova tenta il numero, sbaglia la palla e poi c'è punizione. De Palma l'ha guardato
da bardata, come dire, ragazzo, per poco mi prendi sul 9-3, che è un po' inutile, ma i giovani naturalmente, come dicevamo prima, cercano anche di divertirsi, l'idea era bella, eh? Sì, l'idea era assolutamente interessante. Diciamo che tutto sommato il Forte dei Marmi ha, credo, non so quello che volesse Molina da questa partita, però credo che l'abbia interpretata nel modo migliore, nel senso ha sbloccato subito, ha preso subito un buon margine e poi ha sempre gestito. Intanto un'altra conclusione con un palo. Sì, un palo e braccio del portiere. Sì, del portiere. Per quindi poco. Insomma, l'ha impostata subito bene e la sta portando avanti con grande autorevolezza. Diciamo che di positivo c'è stata l'approccio alla partita dei ragazzi, che magari potevano essere un po' più intimoriti dal fatto di vedere dall'altra parte giocatori di esperienza, e comunque ma invece hanno impattato bene sulla gara e l'hanno condotta dall'inizio alla fine, insomma. Infatti una delle critiche che poi talvolta viene mossa alla Serie B è proprio quella, no? Che si trovano situazioni di questo tipo, cioè da una parte una squadra molto molto giovane con tutti gli elementi che fanno parte anche dei campionati giovanili, e dall'altra giocatori che per passione vogliono invece giocare, e diciamo che alle volte è positivo perché comunque ti confronti con persone che hanno una grande esperienza. Quando magari c'è però un po' troppo agonismo, insomma, può anche essere, no, trovarsi in pista con gente che ha 25-30 anni più di te, insomma, alle volte può essere un po'... Sì, il rischio è quello, e poi naturalmente nel campionato di B magari trovi anche lì lo stesso arbitro che non ha una grande esperienza e che quindi magari non riesce a tenere a bada qualche giocatore di grande esperienza, che la mette un po' più ruvida, però fa parte del gioco anche per i ragazzi, fa parte della crescita, basta che non si esageri. D'altronde nel nostro sport ben venga qualche giocatore anche di età e di esperienza che tiene viva una società come Molfetta, no? Perché altrimenti saremmo veramente, già siamo in pochi, saremmo veramente ecco, Tommaso Giovanelli serve Nieri davanti alla porta che di prima la infila a rasoterra. C'è l'avvicendamento in porta, entra Bazzichi, esce Ciupi, quindi spazio anche per quello che poi, come dicevamo all'inizio, è stato poi il portiere pressoché titolare del campionato di Serie B. Sì, tra l'altro, da come mi accennava, poi non spero di non essere smentito, da come mi accennava Molina in questi giorni, cercava di dare spazio anche giustamente a Luca Bazzichi nelle partite anche di domani. E quindi sicuramente anche Luca avrà modo di mettersi in luce nella gara di domani, che fra l'altro la prima partita è proprio SPV Molfetta alle 9, poi la seconda è alle 11 che è Forte dei Marmi Castiglione, e poi invece il pomeriggio sono un po' più tardi rispetto a oggi, alle 16 e alle 18, e la chiusura è proprio il derby SPV Forte dei Marmi. C'è SPV Forte dei Marmi, giusto, mi ero dimenticato che c'è la seconda partita anche domani. Ormai con tutto l'hockey che abbiamo in testa abbiamo perso un po' anche il calendario. Poi non è facile, perché seguire, specialmente credo che il campionato più difficile sia, per me giornalisticamente parlando, la Serie A2, perché ecco intanto un'altra azione vicina al gol del Forte dei Marmi, vediamo un po' troppo forte il passaggio di Giovannetti. Ha cercato in tutti i modi di servire Nieri e non ci è riuscito. E dicevo che la Serie A2 da quando ci fu il Covid è diventata la fiera degli anticipi, posticipi e altro. Ah sì, assolutamente. Infatti c'è quasi da meravigliarsi che il girone B finisca tutto stasera. Ecco, no, non riesce Bicicchi a colpire la pallina che gli rimbalzava davanti.
e invece finisce tutto stasera, perché è stata recuperata la partita della Pumas, che gioca stasera a Matera, prima ieri sera ha perso a Salerno, e c'è le ultime due partite poi stasera, dopodiché cala il sipario sul girone in cui è stato promosso in Serie 1 100 giorni, mentre non si sa ancora la squadra che retrocederà, perché il Salerno, se non vado errato, ha scavalcato il Sarzana, e la lotta è rimasta fra queste due squadre. Intanto una bella conclusione di Vicichi con ottima risposta del portiere Camporeale. Altomare nel secondo tempo, nonostante i gol, è stato chiamato più volte a parate importanti per la sua squadra, perché è stato bombardato ancora adesso. Sicuramente la difesa del Molfetta non lo aiuta assolutamente. In A1, parlando della 2, in A1 sono tornate per fortuna due squadre di alto blasone, speriamo che entrambe riescano ad allestire qualcosa di interessante. Insomma, due piazze molto importanti, fra l'altro Viareggio, già dalla vigilia si capiva che sarebbe stata la squadra guida. Novara ha dovuto combattere di più, ma è significativo che proprio l'anno del mondiale a Novara, una squadra di Novara che non è, come titoli sportivi, quella originaria dei 32 scudetti, eccetera eccetera, però comunque una piazza come Novara certamente importante, anche a vedere sui social, insomma, ha avuto anche una discreta risposta a livello di pubblicità sui media, quindi insomma. No, ma difatti, nonostante non sia la Novara titolata, chiamiamolo così, sicuramente ci sarà una cornice. Ah, bel gol in campo di molto bello. Cicchi, che con un gancio infila sotto le gambe del difensore, e il portiere lì, in questi casi qua in area, ha poco da fare. Siamo al 21esimo, quindi ormai siamo veramente agli sgoccioli, 11-3, partita il cui risultato si commenta da solo. Dicevamo di Novara che sicuramente avrà una cornice di pubblico molto interessante nel campionato di A1, e quindi per quello ci auguriamo tutti che sia Novara che Viareggio riescano ad allestire delle squadre competitive che far sì che il campionato sia più interessante di altre annate, insomma, ecco, dove magari ci sono state squadre che facevano fatica a competere con quelle di alta classifica. Conclusione di Cirilli fuori, ormai 2 minuti ormai 40 secondi, quindi siamo veramente agli sgoccioli. Fortenemami il miglior esordio non poteva fare in questo girone, non solo ovviamente per le dimensioni della vittoria, ma io credo anche dal punto di vista di come la squadra si è mossa, veramente ha impressionato. Io penso che chi ha visto la partita si sia reso conto veramente di una buona squadra. Palo, ecco, e gol ormai, Giovannetti, ormai la difesa del Molfetta ha alzato bandiera bianca e Giovannetti si è infilato. Tommaso si è infilato tranquillamente in mezzo e ha concluso senza difficoltà. Ancora una volta pallina allontanata e quindi fallo di squadra, che ora si sono pareggiati i falli di squadra, parte. Comunque partita correttissima, perché bisogna ricordare che è anche un po' fatica esprimersi al meglio anche a livello, diciamo così, tattico, no? Se vogliamo dirla così, contro una squadra che poi a un certo punto abbassa di molto i ritmi e non riesce neanche a gestire tanto la fase difensiva, quindi anche tu sei un po' spiazzato da spazi che non ti aspetti. Certo. Sembra un assurdo, ma è così, a volte poi i ragazzi si complicano le situazioni per provare delle cose che richiede l'allenatore, ma mentre la soluzione semplice è davanti agli occhi di tutti, perché
l'avversario ti lascia degli spazi abbastanza importanti. Siamo a 90 secondi dal termine, 12-3 risultato. Questo tiro fortissimo di Bicicchi respinto sulla traversa dal portiere pugliese. Adesso si sta gestendo la pallina al Forte dei Marmi. Del resto c'è veramente poco da fare ormai, cioè c'è da aspettare la sirena finale. Sì. Ecco, mamma è servito a porta vuota. Eccesso di fiducia. Sì. No, beh, gli è saltata un po' la pallina davanti, forse con un minimo di deviazione, però sì, era molto appetibile quella pallina lì. Ormai ci siamo. Comunque i ragazzi continuano a premere sull'acceleratore e per poco ritrovano un altro gol. Ancora conclusione di... tira al bersaglio, sì, un tiro al bersaglio ormai, sì. Ormai anche alto mare, penso che il portiere non veda l'ora che finisca, perché il secondo tempo è stato pesante. Forse l'ultima occasione, forse no, sì. Frustrata da Giovannelli. Sì. Poi se no, si gira, si è recuperata la pallina. Penso che Sinisi, che Bazzicchi sia stato impegnato due volte forse in questo ultimo. Eccolo qua, si fermano le due squadre, finisce qui la seconda partita. Forte dei Marmi batte Molfetta 12-3, primo tempo 6-2, risultato che si commenta da solo. Forte dei Marmi, dopo la prima giornata, diciamo così, di questa pool finale, è in testa alla classifica con 3 punti insieme all'SPV, che precedentemente aveva battuto il Castiglione. Domani le altre 4 partite, 2 la mattina e 2 nel pomeriggio. Da Giulio Arnolieri è tutto, ringrazio Mirko De Gerone per grazie avermi a voi. Supportato, e ci risentiamo domani anche in compagnia di Fabrizio Ercolini. Grazie, buona serata a tutti, grazie.